Siano lodati Gesù e Maria, questa bellissima liturgia di questa ricca domenica del 24 del tempo ordinario ruota tutto quanto intorno al tema della misericordia che le letture considerano sotto diversi punti di vista. Ieri sera abbiamo approfondito un po' la prima lettura dove si vede come Dio fa misericordia al suo popolo nonostante il gravissimo peccato di idolatria per l'intercessione di Mosè, che è figura della preghiera che anche il nostro Signore Gesù Cristo, come nostro Avvocato, come nostro Intercessore, come nostro Salvatore, costantemente fa al Padre, perché chi vive lontano da Dio si converta, ottenga il perdono e torni a Lui. Il Vangelo, che approfondiremo bene, se Dio vuole, nella prossima celebrazione, mostra le splendide tre parabole della misericordia, quella della pecora perduta, che ci ricorda come ogni singola persona ha importanza davanti a Dio, quello della moneta perduta che ci ricorda che ogni persona davanti a Dio vale, davanti a Dio non esistono le persone che non valgono niente, le mezze cartucce, e la parabola del figlio prodigo ci ricorda che uno può averne fatte anche da tutti i colori, ma basta che si penta sinceramente, torni fiducioso tra le braccia di suo padre, che Dio ha ancora più fretta lui di riabbracciarlo che non il figlio rovinato di tornare dal padre. La seconda lettura che adesso approfondiremo invece ci presenta un testimone della misericordia, che è San Paolo. San Paolo, proprio nella lettura in cui che la liturgia ci presenta oggi, dice queste parole. Approfondiremo un pochino perché dice una cosa molto molto importante per tutti noi e non solo una. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendomi al suo servizio. È stato chiamato San Paolo ad essere sacerdote, vescovo, apostolo. Dice, ha messo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Penso che tutti noi sappiamo la storia di San Paolo prima della conversione. San Paolo pensava che Gesù Cristo fosse un pazzo, un eretico, e quindi andava a prendere i suoi seguaci cristiani, li portava in catene, assistette come testimone oculare, come dire, in parte attiva al martirio di Santo Stefano, quindi era un fanatico, era un violento. Che cosa è successo a San Paolo? Tutti quanti lo sappiamo, no? Un bel giorno stava andando a Damasco a catturare un altro po' di cristiani con la lettera del sommo sacerdote. Il cavallo si impenna, sente una voce dal cielo, una luce abbagliante: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi è che parla? Sono Gesù che tu persegui. Ricordate, no? Tre giorni cieco, chiama Anania, viene battezzato, recupera la vista, tre anni nel deserto a pensare, a meditare, a fare penitenza, dopodiché comincia un'attività apostolica strepitosa che ha portato il Vangelo in tutta Europa, si è fatto tre viaggi missionari con i mezzi di quei tempi, lunghissimi, una impresa titanica. Allora, attenzione, cosa dice San Paolo? Mi è stata usata misericordia, vedete, attenzione a questa parola, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro sovrabbondante. Quindi poi vuol dire, dice, ragazzi, attenti, questa parola è degna di fede, di essere accolta. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e io sono il primo. Quindi se io sono diventato un apostolo, quello che ero, state tranquilli che il Signore può fare misericordia a tutti. Questo è quello che dice. E aggiunge, ho ottenuto per questo misericordia perché Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta la sua magnanimità e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Voi sapete che quando un grande peccatore si converte, ci sono anche personaggi famosi, no? Uno è venuto qui a Sermoneta con mio amico il primo anno che stavo qui, Paolo Brossi, un'altra è Claudia Colli, l'ho conosciuta personalmente, questi grandi personaggi pubblici, no? Che insomma, hanno fatte tante prima della conversione e poi a un certo punto si sono riavvicinate. Quando si riavvicina una persona del genere è chiaro che lascia un segno, una provocazione, un dice che sei impazzito oppure è successo qualcosa. Ecco, ma la cosa importante è approfondire in questa seconda ed ultima parte della nostra riflessione questo agire per ignoranza, che è la causa, una delle cause della misericordia di Dio. Allora, il grande San Tommaso d'Aquino, uno dei più grandi dottori della Chiesa, dice così: in ogni peccato
c'è sempre una certa ignoranza. Voi pensate, mentre sentite queste cose, che cosa significa? Significa che quando noi facciamo qualche guaio, anche grosso davanti a Dio, o non ce ne rendiamo conto per niente, o ce ne rendiamo conto poco. Questa è una saldezza. Addirittura San Paolo, quando perseguitava i cristiani, voi sapete che lui pensava di far bene, perché lui credeva nel Dio degli ebrei, in Yahweh, e pensava che Gesù Cristo, che si era fatto Dio come il Padre, fosse un impostore. Quindi quando lui andava a perseguitare i cristiani, pensava di fare cose gradite a Dio. Sta facendo una cosa gravissima, ma dentro la testa sua c'era una convinzione soggettiva che stava facendo bene. Allora capite che questa cosa, noi dobbiamo sempre pensare una cosa: il peccato, quindi la trasgressione, l'offesa a Dio, il fare il male, è un atto che è tanto più grave quanto più è cosciente e volontario, d'accordo? Cioè, per esempio, oggi, adesso vedremo, no? Oggi la coscienza morale dei fedeli, purtroppo, siccome la società si è corrotta, è precipitata, quindi di molti peccati i fedeli non sono consapevoli. Però, per esempio, le bestemmie, più o meno lo sanno ancora tutti quanti che le bestemmie offendono Dio, non si dico, anche perché è abbastanza esplicito: se io lancio un'ingiuria contro il nostro Signore e contro la Madonna, non è che mi vado a raccontare, ho fatto una cosa brutta, d'accordo? Quindi io lo so quando bestemmio che sto facendo una cosa brutta. Se bestemmio lo stesso, il peccato è grave. Perché? Perché faccio una cosa con consapevolezza e con volontarietà, capite? Ci sono per esempio alcune situazioni, in alcune zone per esempio del nord Italia, dove questo orribile peccato della bestemmia è un intercalare, ecco, acquisito fin da quando si era bambini, in un ambiente proprio completamente brutto. È chiaro che un bambino che cresce in questo contesto e magari acquisisce questo tipo di abitudine respirandola dentro casa, non è la stessa cosa di un adulto che fa questa cosa, magari si arrabbia e lancia una bestemmia proprio come un atto di odio verso il Signore, lo capiamo questo qui, no? Allora, oggi, purtroppo, nella nostra società, questo fatto è diffusissimo. Vi dico, l'esperienza pastorale, no? Spero che tutti quanti sappiate che, per esempio, quando due ragazzi vanno a vivere insieme come marito e moglie, non si fa, d'accordo? Perché i cristiani vanno a vivere insieme dopo il sacramento del matrimonio. Ma siccome oggi c'è stato uno sfaldamento della società sotto questo punto di vista, io ve lo dico, molti ragazzi che chiedono di sposarsi, che vengono ai corsi prematrimoniali, che convivono, voi sapete, quando una persona convive, se si va a confessare non può essere assolto, non può fare la comunione fino a quando. Quindi che significa questa cosa qui? Significa che la Chiesa ti cerca di aiutare a dire: guarda, sta attento che questa cosa è grave. Ma quelli nella loro coscienza, ma che male sto a fare? Ma che sarà mai? Cioè, che ho ammazzato qualcuno? Non ci arrivano. Non andare a messa la domenica oggi, moltissimi fedeli, vabbè, quando me va e mi sento ce vado, ma se non ce vado, ma mica avrò ammazzato, sarà mica la fine del mondo. Allora c'è questo elemento dell'ignoranza che chiaramente ci rende, come dire, un po' più degni di misericordia, perché non ci rendiamo conto. Ora però, attenzione, anche se noi non ne siamo consapevoli, per cui dobbiamo fare un atto di fede. Diceva San Giovanni Paolo II in una bellissima enciclica che ha fatto la storia, che è La verità di Splendor: allora, se tu fai una cosa gravissima di cui però non ne sei consapevole, certo la tua responsabilità davanti a Dio è diminuita, ok? Ma attento, se quella cosa è brutta e grave davanti a Dio, farla alla tua anima farà tanto male, e farà tanto male a te e alle persone che stanno a te, anche se tu non te ne rendi conto. Allora, come si esce dall'ignoranza? Come si esce dall'ignoranza? Aprendo il cuore, capite? Vi dico, quando mi vado a confessare, se non so che cosa dire, a me qualche volta è successo, dico al sacerdote, anziché dire che è una bugia, non ho fatto peccati, perché non è vero che non hai fatto peccati, molto probabilmente non te ne accorgi, non li vedi, dite al sacerdote: padre, mi aiuta a confessarmi? Il sacerdote compra, prendi 10 comandamenti e dici: su questo come sei stato, su questo come sei stato, su questo, e ti aiuta a prendere coscienza. Oppure, se io ascolto una predica, un discorso del Papa, no? Sono un intervento, ci sono tanti modi con cui il Signore ci parla, no?
se ci viene detto che qualcosa è male e io ascoltando dico ma sta cosa la faccio, che cosa, come reagisco? Dico ma tutte stupidaggini, io non ci vedo niente di male, continuo, oppure comincio a pensarci e dire il Papa ha detto che questa cosa non funziona, il parroco ha detto che questa cosa non funziona, il vescovo ha detto che questa cosa non funziona, fammici pensare. Già questo è il 90% del lavoro, vedete? Allora, dall'ignoranza dobbiamo uscirne, perché? Perché, ripeto, se io faccio una cosa brutta, cioè quando noi facciamo un peccato brutto, sarebbe come se noi prendessimo un coltello e ci dessimo una coltellata all'anima, sarebbe meno grave. Chi di noi prenderebbe un coltello e si darebbe una pugnalata al petto? Nessuno. Ma quando uno fa qualcosa di brutto e di grave a livello oggettivo e che tale è agli occhi di Dio, anche se non se ne accorge, si fa del male. Allora noi fedeli, avete visto tante situazioni brutte che ho, perché le persone stanno male? Perché stanno angosciate? Perché stanno depresse? Perché soffrono? Loro non lo sanno. E qualcuno comincia ad andare in giro a cercare risposte da psicologi, psicanalisti, eccetera, eccetera, che dicono no, questo dipende da papà, da mamma, da nonno, da zio, dalla queste cose qui. Ma noi sappiamo dalla fede, ed è così, perché io vi assicuro, l'ho visto tante volte, nelle persone che poi si sono riavvicinate a Dio e alla Chiesa, che sono risorti, che stavano arrabbiate nere, sempre imbestialite, sempre tristi, sempre angosciate, e hanno ricominciato a vivere. Come? Hanno fatto una bella confessione alla tutto fuori, avete visto come fanno i supermercati, no? I centri commerciali, tutto fuori, via, fuori tutto. Porto tutto a Gesù e Gesù sta lì a aspettare, non c'ha paura di niente. Quando facciamo così, è la parabola del figlio del prodigo, c'è la risurrezione immediata. Però dobbiamo essere aperti. Ci sono dei comportamenti, per esempio, no? Io lo so perché me lo vengono a raccontare. C'è un funerale, d'accordo? Arriva una persona che non va a messa da 10 anni e non si è confessato, dice ma oggi mi faccio la comunione perché sto al funerale. Poi che succede? Che la persona che lo vede viene da me e dice io ho visto mio cugino, si è fatta la comunione, quello sono 10 anni che non si è confessato, dice che faccio, glielo devo dire? Dico vedi un attimo tu insomma se glielo puoi dire, se l'accetta, insomma diglielo con tanta carità, perché anche quella persona sicuramente non si rende conto, cioè andarsi a fare la comunione dopo 10 anni che non ti confessi senza la confessione, se lo potessimo vedere che cos'è, cioè è una cosa proprio allucinante, ma quella così sta un po' svaghita, dice questo è morto, come faccio la comunione perché, capito? E non si rende conto. Ecco, allora l'ignoranza purtroppo è una piaga che ci portiamo dietro, per uscirne dobbiamo avere il cuore aperto e desiderare anche che la nostra coscienza sia di nuovo formata, perché purtroppo, come dice il vescovo nostro, la società una volta svolgeva il compito da solo della formazione cristiana, oggi la società svolge il compito della deformazione cristiana, capite? Quindi cioè della corruzione, perché ci sono delle leggi anche nello Stato, penso che tutti lo sappiamo, cioè l'aborto, ne ha riparlato recentemente il Papa, quando il Papa parla di queste cose non è più simpatico. Se dice che l'aborto non si deve mai fare per nessun motivo, e come ha detto la settimana scorsa che l'eutanasia non si deve fare per nessun motivo, non ne parlano più i giornali, non è più simpatico, ma è così, capite? Invece l'aborto purtroppo è legge da un sacco di tempo e speriamo che non diventi legge pure quell'altra cosa. Sapete tutti quanti, preghiamoci questa cosa qui, è intervenuto anche il Cardinal Bassetti, insomma il presidente della CEI, perché c'è una sentenza della Corte Costituzionale, hanno chiesto al Parlamento di fare una legge. Pensiamo se introduciamo anche in Italia l'eutanasia, così quando va male rete e c'avete qualche figlio che gli gira strano, dice fammelo morire, gli fa una bella puntura, capite? Quindi la società oggi non ci aiuta, ma ci aiuta a cascare verso il basso maggiore, quindi la necessità di una formazione buona e cristiana è ancora più grande. In questo modo usciremo dall'ignoranza e quindi uscendo dall'ignoranza combineremo meno guai e saremo meno angosciati e più contenti. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti in questo bel cammino, non dobbiamo avere paura di conoscere la verità, perché anche se quella dovesse farci vedere che in tante cose abbiamo sbagliato, Gesù sta con le braccia spalancate, prima ancora che tu lo riconosci, già ti ha detto figlio mio, ti preoccupare, io ti perdono, cominciamo insieme una vita nuova. Siano lodati Gesù e Maria.